Successo grande per l'ottavo raduno nazionale Fiat 500, intitolato per l'occasione Bronzi di Riace e svoltosi a Reggio Calabria, un'occasione per festeggiare i 60 anni della mitica 500. Il raduno è stato aperto anche dalle macchine e moto d'epoca di tutte le marche, tantissime le adesioni al corteo che si è snodato per le vie del centro storico della città, con annesse le classiche foto di rito. La manifestazione organizzata dal Fiat Club e coordinata dall'impeccabile Enzo Polimeni ha preso il via alle 9 alla stazione Lido, con il concentramento delle auto poi sul lungomare Falcomatà, che hanno preso il via in uno suggestivo corteo. La manifestazione si è conclusa con una premiazione di tutti i partecipanti. Oltre all'utilitaria che ha segnato la storia degli italiani, sono state protagoniste anche diverse auto d'epoca provenienti da Palermo, Siracusa, Ragusa e Messina. Manifestazioni come queste, insomma, anticipano una stagione estiva, oramai pronta a decollare. È un grande successo, anzi devo dire un successone. Oggi l'ottavo raduno nazionale qui a Reggio Calabria c'è stato il boom di 500 provenienti da ogni parte della Calabria e della Sicilia, addirittura sono venute due macchine da Roma, una da Salerno e diciamo tante macchine dalla Sicilia. Un grande evento grazie al Fiat 500 Club Italia che ci ha dato la possibilità, anzi mi ha dato la possibilità di fare questa manifestazione a campo nazionale per Reggio Calabria. Reggio Calabria merita tanto, un successo, ripeto, tanta gente, e ora sfileremo lungo la Via Marina, Corso Garibaldi, e diciamo che tanta gente ci sta aspettando sia sul corso che in Via Marina per vedere queste bellissime macchine sfilare e avere tanta gioia e tanta allegria in questa meravigliosa città. Quanto sono i partecipanti? Sono oltre 160, ecco, se ancora stiamo aspettando altre macchine, siamo arrivati a 160 rotte macchine e diciamo un vero e proprio successo.